Abbiamo fatto tante uova, ora ci manca solo il bigliettino. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, abbiamo fatto 3000 uova, non so se le avrete viste tutte a questo punto della programmazione, però sicuramente una buona parte sì. È giunta l'ora di fare il bigliettino. La parentesi dedicata ai più piccoli, che su Arte per te non può proprio mancare il bigliettino su cui i nostri piccolini ci scriveranno la poesia che poi ripeteranno a pranzo il bel giorno di Pasqua. Il momento più emozionante della mia Pasqua sarà proprio quello, ne sono certa. E allora ho pensato un bigliettino tenero e spiritoso proprio come i nostri piccolini. E allora andiamoci a spostare di là e vediamo come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra simpaticissima card di Pasqua. Allora, vedete tante cose, ma ne serviranno meno di queste, io ne prendo sempre in eccesso sicuramente. Forbici e cutter, righello, non sono indispensabili dei tamponi scuri o color marrone o nero, potete sostituirli con dell'acrilico e una spugnetta. Del filo di cotone bianco ne servirà pochissimo, io ho qui una spagnoletta enorme ma ne servirà proprio poco. Un pezzettino di cotone idrofilo, molto meno di questo, un quarto per intenderci. Un pezzettino piccolo di scotch spessorato, poi una matita e un bulino che adopererò per fare le pieghe del biglietto dalla parte più piccola, della colla stick o dell'attaccatutto, vanno bene entrambe, della carta nido, ritorna sul piano da lavoro di Arte per te la carta nido, quella che si apre così, questa carta è meravigliosa per degli effetti molto belli, vengono vendute in confezioni multipack e se le trovo online vi metto il link qua sotto, qualora potesse interessarvi. Un pezzettino di carta nero, un pezzettino di carta rosa. Non così tanto, di carta rosa ce ne servirà circa un quadratino grande quanto un post-it, di carta nera un rettangolino grande quanto il frontespizio del nostro bigliettino, poi del cartoncino, non carta ma cartoncino bianco e poi dei nastrini, uno così piatto in cartoncino, potete crearlo voi o stamparvelo su internet e ritagliarlo. Per l'esterno andrà bene anche un nastrino normalissimo e poi scegliete la carta del vostro bigliettino. Io ho scelto questa a pois. Cominciamo subito. Innanzitutto decido quella che deve essere l'altezza del mio bigliettino. E allora io credo che lo farò alto. In altezza ci serviranno 13 e 13, 26. A noi occorreranno 27 centimetri. Voi direte perché 27 se 13 più 13 fa 26, perché devo avere una linguetta da un centimetro da rabboccare dentro per crearmi la card. Ora vi spiego subito. Tiro a 27, ma a 26 faccio una piega, ok? Perché 13 e 13 fa 26, quindi l'altezza della mia card effettivamente sarà 26 e piego così. Poi piego anche a 13 e questa linea determinerà la vera e propria altezza della card. Presa a 27 cm laterale la larghezza del foglio, piega a 26, piega a 13 cm. Ora determino la larghezza del mio bigliettino, che sarà di 10 cm, quindi 10 e 10, 20, ma anche qui avrò bisogno di 2 cm di margine ulteriore, quindi prendo la misura a 22 centimetri, prendo una misura sulla piega e comincio a tagliare la mia porzione di carta, che a questo punto sarà 22 centimetri per 27 centimetri. Abbiamo una parte con la linguetta pressata e ora dobbiamo fare la stessa cosa anche sui laterali della card. E allora arrivo subito e mi spiego. Nella parte inferiore, quella senza la linguetta escrescente, prendiamo un centimetro da ogni margine laterale, faccio delle pieghe su queste porzioni.
Adesso però facciamo la stessa cosa anche nella parte superiore. Ve l'ho fatto fare in due momenti diversi per non confondervi. Voi potete farlo anche tutto insieme questo lavoro, e congiungendovi con il centimetro inferiore, nella parte superiore invece eliminiamo proprio la porzione. Vi faccio vedere. 1 e separiamo la carta, e 1, e avremo questo, quindi una card che a questo punto qua dovrà misurare 20 centimetri, ed infatti è così, mentre qui dovrà continuare a misurare 22 con queste due alette pieghevoli. Prendiamo un punto al centro della carta, che nella parte superiore quindi sarà 10, nella parte inferiore sarà 11, e uniamo questi due punti con una forte piega che vada tutto lungo la card, così. Ora pieghiamo anche la linguetta superiore. Teniamo qui la nostra card, perché adesso dobbiamo prendere la carta nera e dobbiamo creare con questa carta nera un quadrato che sia circa 13 cm per 10. Fatto. Prendiamo un pezzettino di cartoncino qualunque e disegniamoci sopra una sorta di ovetto, anzi mezzo ovetto, e ritagliamo l'eccesso. Io voglio che la card si chiuda così e poi si richiuda così, quindi questo sarà la mia parte frontale. La riapro su di essa, proprio qui più o meno nella parte centrale, disegno lasciando più o meno lo stesso margine tra sopra e sotto, disegno il mio ovetto, e ho disegnato un bel ovetto sulla card che adesso piano piano intaglio. Voilà, prendo la mia carta, la mia colla in stick, e sporco l'interno, quindi appiccico la carta. E quello che ci sarà dall'altra parte sarà, tada, il mio ovetto. Benissimo, a questo punto possiamo chiudere la nostra card. Come prima cosa mettiamo la colla stick, 1 e 2. E per sicurezza, perché no, una passatina un po' dappertutto. Melius abundare quam deficere. Quindi chiudiamo le nostre alette. Ok? Qui così, e rimettiamo un altro po' di colla in stick. Abbassiamo anche il resto della nostra card, massaggiamo il tutto per benino. Prima che l'asciugatura sia completa, dobbiamo far sì che questa linguetta venga a rabboccarsi su quelle delle laterali, così avremo una card super rifinita su tutti e quattro i margini. Tutta chiusa, e voilà, mettiamola sotto pressa ad asciugare. Sotto pressa, un vocabolario basterà. Prendiamo un batuffolo di cotone e creiamo una pallina così. Prendiamo un pezzetto di cotone, ma un 50 centimetri dai, ci dovrebbero bastare, quindi creiamo una bella pallina. Vendono anche i pompon già pronti, ma io volevo farvi fare questa card con cose che potessimo recuperare all'interno delle nostre case, quindi facciamo dei passaggi, quindi 1, poi giriamo a croce 2, giriamo a croce 3, proprio fare una cipollina di ovatta, giriamo a croce, ultimo, 4, tac, 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 perfetto, e qui fissiamo con un puntino di colla, vedrete che non si muoverà proprio più, così fissiamo tutti i passaggi del cotone, sul retro, non sulla parte anteriore, e togliamo il cotone in eccesso. Tac, via. Tac.
Ed ecco qui la nostra pallina, una mini cipollina morbida morbida. Mettiamola da parte. Adesso dobbiamo costruire, perché ancora non vi ho detto, il protagonista della nostra card, che è un coniglietto. Questa infatti è proprio la sua codina. Io vedremo i piedi e il sederone. E allora, innanzitutto ci serve una forma tonda. Se volete prendete un compasso. A me basta il fondo di un bicchiere di un bicchierino da caffè. Ping, capito? E adesso ritagliamo le terga del nostro coniglio. Tac, tac. Eccolo qua. Ora mancano i piedini. Ok, delle sagomine così, un po' oblunghe e cicciottose. Voilà. E adesso su queste dobbiamo fare 3 polpastrelli e il cuscinetto centrale. Quindi appiccico le mie parti al loro posto e i piedini sono pronti. Assembliamo la card. Prendiamo la nostra card, ok? Prendiamo lo scotch spessorato e tagliamone un bel pezzettino che appiccicheremo qui. No, ne appiccichiamo 2 pezzettini, uno qui e qui, in modo da accompagnare tutta la figura del coniglietto. Preso il nostro coniglietto, lo appiccichiamo al centro. Nella parte sommitale, con un micro punto di colla, così, appiccichiamo la codina, qua, poppede, anzi leggermente in fuori, così. E qui e qui, nei laterali, a mo' di ricerca spasmodica, appiccichiamo i piedini, uno, e voilà, lui sta cercando qualcosa. Allora, è il momento della carta nido, eccola qua, e della sagoma, del mezzo vetto che avevamo tagliato prima. Tagliamo mezzo vetto. Mi raccomando, quando tagliate il disegno, per far sì che si apra bene, tagliate sempre tenendo orizzontali le linee di incollaggio della carta. Bene, prendiamo la nostra colla in stick e nella pagina posteriore del nostro vetto imbibiamo ben bene. Adagiamo bene al centro della nostra card e pressiamo. Facciamo la stessa cosa anche con la parte anteriore, chiudiamo e pressiamo. E voilà, questa è la sorpresa che si troverà dentro la nostra card. Ora, prima di procedere, io abbellirò leggermente la mia card passando sopra un tampone sui margini. Guardate, questo porterà questa sorta di invecchiamento, ma anche rifinitura, no? Su tutto il margine della card, che a me ormai piace un sacco. Adesso nella parte frontale attaccherò il fiocchetto decorativo che faceva parte di un set dell'IKEA di 100.000 anni fa. E questo, se ne ho la possibilità, vorrei metterlo invece qui dentro. Benissimo, inseriamo il nostro fiocchetto, di forza proprio questo fiocchetto è stato messo, con un pochino di colla. Ok, salvato capre e cavoli, che ne dite? Allora, e vabbè, quando si fanno le cose insieme a chi ti segue, io non le provo prima, ragazzi, mi diverte proprio farle una volta sola. E allora, io credo che sia un bigliettino molto bellino. Ora vorrei scrivere "Look inside and this is for you" e qui "Happy Easter". Prima le scriverò a matita, perché no, a questo punto proprio non si può sbagliare. Benissimo, e anche il nostro bigliettino è bello e pronto per essere regalato. Molto semplice, molto minimal, ma molto molto elegante. Wow, con uovo! E allora, se vi piace l'idea, ora cancello i tratti a matita, che naturalmente io non seguo, non so perché li faccio, per poi scrivere oltre. Va bene, se vi è piaciuta l'idea, riproponetela per questa Pasqua. Buona Pasqua a tutti e
che siano tante uova piene di amore per tutti voi. Vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Che carino il nostro coniglietto che si tuffa nella tana. Bene, se vi è piaciuto regalatemi un bel pollice in su. Questa idea non è una mia idea originale, l'ho estrapolata da Pinterest e l'ho poi modificata secondo le mie esigenze creative, però ad onor del vero non l'ho proprio pensata in tutto io. Spero comunque che vi piaccia lo stesso, se è così regalatemi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto tornatemi a trovare per il prossimo video. Vi aspetto anche sui miei altri due canali, Ombrette 2 Cuori una K, e ragazzi non mi rimane che augurarvi la migliore delle Pasque, a voi, alla vostra famiglia e ai vostri piccolini, che sia una Pasqua felice e armoniosa per tutti. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!